Eccoci, seconda edizione di OraTG, ben trovati. Oggi eh, prima pagina dedicata alla Covid per dei dati in controtendenza eh, che comunque recitano un aumento proprio negli ultimissimi giorni eh, dei casi, di nuovi casi Covid in Sicilia. Ehm, e non solo in Sicilia, anche nel resto del Paese. Ne abbiamo parlato questa mattina con un infettivologo. Vediamo insieme. Un colpo di coda di fine inverno, chissà. Certo è che la curva dei contagi, che nelle ultime settimane ha segnalato uno costante decremento nei valori da qualche giorno a questa parte, è tornata a crescere. Anche in Sicilia dove non si sono sin qui viste le scene emergenziali del mese di gennaio o di dicembre, ma dove, malgrado non ci sia l'allarme, rimane alta la fase di attenzione. La variante dominante, ormai al 100% anche nella nostra isola, è quella Omicron con tre sottovarianti più infettive rispetto alla Delta, ma anche grazie alla massiccia presenza di vaccinati, potenzialmente meno dannosa per la salute, fermo restando tutte le prescrizioni necessarie. Ma in questo momento la situazione a Catania è che evidentemente il numero di tamponi che stiamo facendo rimane sempre molto alto. Questo implica inevitabilmente anche l'aumento dei casi di positività, però come giustamente ha detto lei, quello che a noi interessa è l'impatto che i positivi hanno sul sistema eh, ospedaliero e quindi è del tutto evidente che al momento in cui noi ai positivi non facciamo seguire un ricovero in ambiente ospedaliero, e quindi non c'è la pressione sulle strutture sanitarie, questo per noi già è un grossissimo vantaggio e d'altra parte sono questi gli indicatori che ovviamente utilizza anche il Ministero della Salute e l'assessorato alla salute della regione per eh, dare un peso all'epidemia in questo momento. Dicevamo qui siamo al Canizzaro, un esempio, qual è la situazione proprio qui eh, nella, nella struttura che lei dirige? In questo momento noi abbiamo occupato un 35-40% dei posti letto disponibili, quindi diciamo che siamo di fronte a una situazione molto tranquilla, migliore di quello che abbiamo vissuto già un mese, prima, già un mese fa. Il mondo sanitario si interroga sulla nuova crescita della curva epidemiologica. Difficile dire che cosa può essere, perché i fattori spesso sono molteplici e variamente come dire imbricati fra di loro. Diciamo che probabilmente noi abbiamo un delta nord-sud che non vale solo per gli aspetti lavorativi, socio-economici, sociosanitari, ma vale anche per gli aspetti puramente sanitari e per quanto riguarda il coronavirus. Quello che avviene al nord eh, ha un anticipo rispetto al sud di uno o due mesi e quindi probabilmente ancora siamo in una fase di assestamento, ma fra un mese sono sicuro la situazione sarà equiparabile a quella che stiamo osservando al nord. Intanto mancano appena tre settimane alla scadenza dei contratti del personale che è stato assunto per l'emergenza Covid, parliamo sia di amministrativi che di personale sanitario. Allo stato attuale la regione siciliana non ha emanato alcun tipo di proroga. Pare che a fine marzo la stessa regione possa intervenire con una circolare per dare una risposta ai 9.000 precari in bilico, ma anche per sostenere le strutture sanitarie che il Covid aveva messo davvero in ginocchio, soprattutto in termini di personale. E oggi sono 4.884 i nuovi casi registrati in Sicilia, a fronte di 36.532 tamponi, un numero nettamente inferiore alla giornata di ieri, quando erano stati registrati 7.049 covidizzati. E gli attuali positivi nell'isola sono 220.062, con un decremento di 6.410 casi. I guariti sono... 12.609, numero molto alto e che lascia bene a sperare, mentre le vittime sono 26. Purtroppo, ancora anche questo numero alto, e porta nel totale dei decessi a 9.681. Sul fronte ospedaliero ci sono ricoverate 960 persone con un ricovero in più rispetto a ieri. In terapia intensiva, 66 pazienti, 3 in casi in più rispetto alla giornata di ieri. Relativamente al contagio nelle singole province, segnaliamo Palermo con 1.676 casi, poi Catania con 996 Messina con 779. Questi dati recentissimi, diffusi poche, poche ore fa dal dal Ministero della Salute, la Regione siciliana oggi ha diffuso i dati relativamente alla scorsa settimana, dove si segnala anche in quella settimana un decremento nel numero dei contagi, così come accade da cinque settimane a questa parte, nella speranza ovviamente che anche gli ultimi dati possano poi confermare questo, questa decrescita alla fine della, di questa settimana. Cambiamo adesso pagina, andiamo a Catania, parliamo del nuovo ricorso dei legali del sindaco sospeso, salvo Pogliese, l'attività del primo cittadino interrotta per effetti della legge Severino dopo la condanna perpeculata a 4 anni e 3 mesi nell'ambito dei processi sui rimborsi all'Ars, tempo della sua vicepresidenza del gruppo del PDL. Si tratta di una condanna però di primo grado. Vediamo insieme. Caso Pogliese, la poltrona vacante di primo cittadino a Palazzo degli Elefanti con l'incarico di facente funzione al vice sindaco. Arriva il ricorso cautelare al Tribunale Civile di Catania contro la Prefettura e il Ministero dell'Interno in relazione al provvedimento che lo ha visto sospeso per 18 mesi dall'incarico di sindaco del capoluogo etneo in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino è stato condannato il 23 luglio di due anni fa dal Tribunale di Palermo per peculato a quattro anni. E tre mesi di reclusione nel processo sui rimborsi all'Ars come vicepresidente del gruppo della PDL. Il processo d'appello comincerà il prossimo 9 giugno. Pogliese era stato sospeso dalla Prefettura all'indomani della sentenza, ma era tornato in carica il 5 dicembre del 2020, poco meno di cinque mesi dopo, a seguito di un ricorso dei suoi legali al Tribunale Civile. I legali Eugenio Marano e Claudio Milazzo chiedono adesso ai giudici di disporre il pieno esercizio del diritto di elettorato passivo di Salvatore Domenico Pogliese, comunque idoneo a garantire la prosecuzione del proprio mandato elettorale quale sindaco di Catania e della città metropolitana di Catania. Al centro del procedimento l'applicazione della sospensione, in particolare, se è possibile interrompere o meno, il conteggio della durata dei 18 mesi. Per i legali di Pogliese non è così, Sostengono è un provvedimento cautelare, con un inizio e una fine. Per la Prefettura di Catania, invece, che inviò la comunicazione al primo cittadino circa due mesi fa, la durata può essere congelata e poi ripartire dall'interruzione. Quest'ultima tesi è stata condivisa dalla Procura di Catania in sede di udienza davanti al Tribunale Civile. Il 24 gennaio scorso la Prefettura aveva fatto notificare il provvedimento di ripristino della sospensione dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità che erano state sollevate dal Tribunale Civile di Catania sull'applicazione della legge Severino. L'intervento della consulta era stato sollecitato al giudice civile dalla difesa di Salvo Pogliese, esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Sicilia che era stato sospeso per 18 mesi dall'allora prefetto Claudio. Claudio San Martino, ma reintegrato agli inizi di dicembre di due anni fa perché il Tribunale Civile aveva sospeso il provvedimento. Cronaca sindacale: la regione siciliana convocherà un tavolo di crisi il prossimo 18 marzo a seguito dell'avvio del confronto, sin qui senza esito, tra la, gli operai e i dipendenti e le sigle sindacali di Pfizer e l'azienda stessa che a Catania ha annunciato 130. I suberi con trasferimento del personale ad Ascoli Piceno. A presiedere il tavolo convocato dalla Regione Siciliana. Saranno gli assessori regionali al lavoro. Antonio Scavone all'industria Mimmo Turano. L'incontro ovviamente tenterà di far riavvicinare le parti per appunto tentare. Come dicevamo prima, di salvare 130 posti della multinazionale del farmaco a Catania sui circa 700 complessivamente occupati tra azienda ed indotto. Emergenza profughi dall'Ucraina. La regione siciliana avvia il coordinamento per l'accoglienza e il presidente Musumeci a confronto con i nove prefetti dell'isola. La Sicilia è pronta a fare la propria parte per gestire il flusso dei profughi ucraini costretti a fuggire dal conflitto in corso ai confini dell'Europa. La regione ha avviato la macchina organizzativa per il coordinamento e l'accoglienza dei rifugiati. Il presidente Nello Musumeci, commissario delegato dello Stato per l'emergenza, si è confrontato con i nove prefetti dell'isola per fare il punto su ogni iniziativa utile nel territorio regionale. Alla riunione operativa a Palazzo d'Orleano hanno preso parte anche gli assessori alla Famiglia e e alla salute, razza e il capo della protezione civile regionale Cocina per definire le prime azioni organizzative utili a gestire il flusso migratorio dell'Ucraina. L'obiettivo, ha spiegato il presidente Musumeci, è quello di coinvolgere ogni provincia con un preciso riferimento riguardo alle competenze. Per questo, la necessità di un confronto immediato anche con i rappresentanti dell'Unione regionale delle province siciliane e del Lanci. Appena due giorni fa, in merito all'emergenza, si era tenuto a Catania un vertice in prefezione. Con diverse associazioni di assistenza e volontariato. Intanto la Regione monitora con attenzione la tendenza dei flussi. Al momento, comunica, si tratta di numeri sporadici, ma occorre seguire da vicino per adeguare l'offerta alla domanda, prestando particolare attenzione alle procedure sanitarie da adottare in via prioritaria. Coinvolti in tal senso, afferma l'assessore alla salute razza, i commissari straordinari Covid delle tre città metropolitane e i direttori delle ASP per lo screening e la profilassi dei vaccini destinati ai profili massima attenzione si presterà al sistema di controllo degli arrivi, il censimento della popolazione e la segnalazione all'ASP di eventuali soggetti positivi che richiedono un periodo di quarantena. Un ruolo importante rivestiranno gli enti del terzo settore con una mappatura regionale delle strutture di accoglienza gestite dagli enti locali e dalla regione come le IPAB per costruire un quadro della disponibilità ad ospitare le presenze nell'immediato e nel breve termine, spiega l'assessore Scavone. Tante le disponibilità di accoglienza offerte fino a dalle strutture del terzo settore, che richiedono però un coordinamento con l'aiuto di diversi servizi, come la presenza di facilitatori linguistici e il supporto psicologico, nei prossimi giorni il coordinamento territoriale tornerà a riunirsi. Intanto la regione si dichiara già pronta alle operazioni di accoglienza in costante contatto con il consolato generale dell'Ucraina. Una tragedia immane, e nel Catanese sono stati allestiti. È, è stato allestito un tir con 23 tonnellate di beni di prima necessità, tra cui medicine, tutto donato dalla generosità dei cittadini a sostegno della popolazione martoriata dalla guerra. Vediamo. Forte colore dell'Ucraina, in bella evidenza, è tir messa a disposizione da un imprenditore privato per trasferire le 23 tonnellate tra derrate alimentari e medicinali donate dalla generosità dei catanesi destinate alla popolazione dei paesi dell'Ucraina martoriate da 14 giorni di attacchi militari russi. Le operazioni di carico sono state avviate nel primo pomeriggio nella sede del Dipartimento della Protezione Civile Regionale di San Giovanni La Punta, che ha messo a disposizione un deposito dove il materiale proveniente da tutta la provincia etnea è stato catalogato e imballato a seconda della tipologia della merce. In gran parte generi alimentari non deperibili, ma anche medicinali e prodotti per le esigenze delle puerpere del reparto di ginecologia dell'ospedale di Kiv per ragioni di sicurezza ricollocato in un bunker. Medicini andranno distribuite anche tra i soldati ucraini sul campo e i civili intrappolati nella metro e nei rifugi per sfuggire ai bombardamenti. L'auto articolato muoverà in serata alla volta di Novaruska, località polacca a confine con l'Ucraina, in un centro di stoccaggio in cui stanno convogliando gli aiuti provenienti da tutta Europa. Un viaggio di 36 ore. Se tutto procederà senza intoppi che attraversano. Sarà quattro nazioni, Italia, Austria, Slovacchia e Polonia. Sarà un'organizzazione umanitaria ucraina a farsi carico del trasferimento verso la capitale Kiev. Olena Krasova è la volontaria incaricata di coordinare le operazioni di trasferimento del carico. Il tir arriva alla frontiera Novaruska, dove verrà un altro tir dall'Ucraina a riprendere tutto il carico e porterà in Ucraina. Si occupa un'altra associazione ucraina. Eh, che sta, organizza eh, sta organizzando la trasportazione di, di questa merce, si chiama Javorina. Al Dipartimento regionale della protezione civile di San Giovanni La Punta volontari ucraini residenti da anni in terretnea che collaborano nelle operazioni di aiuto ai conterrani in difficoltà tra quanti sono rimasti ancora intrappolati nelle città bombardate e i milioni di ucraini che hanno trovato riparo e accoglienza in Polonia e Moldavia. Arcangelo Ruffino è il funzionario della protezione civile che si è occupato della logistica. Su impulso del Presidente della regione siciliana Nello Musumeci e del Direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina. Abbiamo messo a disposizione il nostro magazzino per effettuare tutte le operazioni di imballaggio e di tutto il materiale che è stato raccolto. Questo tir che è stato messo a disposizione dalla ditta Cozza di Catania verrà ora tutto caricato e verrà inviato ai confini con l'Ucraina dove delle associazioni locali e la Croce Rossa andranno a prenderselo in carico per distribuirlo nei vari eh, ospedali della zona dove sarà possibile arrivare. Voltiamo pagina a Catania, da qualche mese in circolazione anche i monopattini elettrici condivisi, tre aziende sul mercato che però devono fare i conti con i soliti vandali. Questi. Sono i monopattini elettrici che da mesi a Catania chiunque può noleggiare per spostarsi da un posto all'altro in maniera veloce, ecologicamente green, senza alimentare file nel caos cittadino e senza produrre gas di scarico, assai dannosi per la salute. Tre le aziende che hanno aderito al programma di mobilità sostenibile Dolce, lanciato dal comune di Catania, che assieme ai pattini ha attivato attraverso la partecipata MTS il servizio di car sharing e bike sharing, come dire. Muoviti in città senza creare danno all'ambiente e quindi a te stesso. Una rivoluzione copernicana per un centro urbano che già scoppia da sé e nel quale ogni giorno, giorno dopo giorno, continuano ad entrare migliaia di veicoli provenienti dalla cintura urbana con innegabili disagi per residenti ma anche per gli stessi pendolari. Una rivoluzione, dicevamo, che alcuni hanno compreso, altri pochi, per fortuna un po' meno, e questi continuano a danneggiare i monopattini senza alcun motivo. Ricordiamo che proprio a Catania una azienda di car sharing alla fine scappò via dalla città per i continui furti. Delle autovetture, adesso i monopattini, che hanno alimentato voci di dismissione del servizio da parte di una delle tre società. Voci che vengono smentite dall'amministrazione comunale. Ma è una storia che si ripete a Catania: per eh, spero pochi, devo dire, che non rispettano la città, perché non rispettare chi dà alla città un servizio non rispetta la città. Devo dire che inizialmente si è avuta una notevole, e significativa condizione di disagio proprio per i continui danneggiamenti che hanno dato ai monopattini, anche con qualche sorpresa: abbiamo trovato un monopattino addirittura a Caltanissette, quindi, devo dire, si partì male. Però mi risulta che il servizio sta andando bene, non ci sono grosse lamentele, è chiaro che i vandali ancora continuano a imperversare e questo dispiace moltissimo perché ricordo che Enjoy, sempre nel tema della mobilità sostenibile, abbandonò la città proprio per i numerosi atti vandalici. A quel tempo ben 50 auto su 80 scomparvero e non vorrei che la stessa cosa si ripetesse per i monopatri. Naturalmente le forze dell'ordine dietro regolare denunce attingono alle immagini delle videocamere posizionate nei vari punti della città e che sono ancora in fase di installazione, quindi è più che altro un discorso di atto vandalico fino a se stesso. È un invito ai cittadini che sono tantissimi, la gran parte onesti, a darci una mano. A poter anche con qualunque mezzo poterci far vedere chi non rispetta questa, questa città, questi servizi, perché avere un servizio di mobilità sostenibile, mobilità dolce in questo caso, non può che facilitare quello che, a cui noi auspichiamo come amministrazione, quello che il Sindaco Pogliese Pro Tempore ci ha dato come priorità assoluta, quella di ridurre al minimo il traffico diciamo, cittadino di auto, di auto private. E la Comune di Catania punta per tempo alla realizzazione dei solari estivi. entro la fine di questo mese saranno esploitate le gare ed entro giugno le strutture dovrebbero essere pronte. L'obiettivo è quello di predisporre la fruibilità dei solarium entro la prima metà di giugno, in modo che catanesi e turisti possano beneficiarne dopo due anni di pandemia che hanno costretto ad un ridimensionamento. Entro il prossimo 17 marzo, l'ente comunale catanese esploderà le gare per la realizzazione dei solarium, sia ad Ognina che in piazza Europa. Oltre alla passerella per disabili, nella spiaggetta di San Giovanni Ricuti è ottimista l'assessore al mare Michele Cristaldi. Se non ci saranno intoppi, le strutture per una comoda balneabilità del mare catanese saranno pronte entro i termini previsti? Sì, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia insieme al sindaco Pogliese avevamo programmato per tempo la pubblicazione dei bandi relativi alla realizzazione dei solarium eh, nel nostro, nella nostra scogliera. Questo per far sì che eh, appunto con eh, per tempo eh, possiamo uh, programmare la realizzazione di questi solarium che permetteranno a tanti catanesi e turisti di godere del nostro litorale eh, scogliero. Il progetto di eh, Piazza Europa e di Ognina è lo stesso, quello tradizionale a San Giovanni Licuti invece abbiamo previsto delle eh, migliorie delle modifiche per migliorare l'accessibilità per i disabili ma per rendere più fruibile la spiaggetta eh, di San Giovanni Licuti attraverso un intervento tecnico di pettinatura. La tempistica? La tempistica entro eh, il 18 marzo si conclude la manifestazione di interesse, quindi speriamo se tutto va bene e non ci sono imprevisti di avere entro marzo già l'operatore eh, commerciale che possa occuparsi della realizzazione. Finalmente Catania torna ad aprirsi completamente al mare dopo questi due anni di difficoltà dovuti alla pandemia? Chiaramente la voglia dei cittadini di mare e di normalità era eh, tanta e proprio per questo abbiamo cercato di programmare la stagione estiva eh, per tempo eh, per far sì che si possa oh, come dire, ritornare a una normalità e Catania possa riprendere eh, la sua tradizionale eh, stagione estiva al pieno. A Cireale avrà presto una nuova fermata ferroviaria afferma il presidente della regione Nello Musumeci un altro impegno assunto dal mio governo nel 2018 che adesso si concretizza sarà un'infrastruttura fondamentale affinché i centri dell'area etnea siano sempre più connessi a Catania facendo funzionare così la ferrovia come una metropolitana lo diceva appunto come dicevamo eh, Musumeci rendendo nota la pubblicazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana della procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova fermata di Acireale e Cappuccini. Nel progetto voluto dal governo Musumeci, prosegue eh, l'amministrazione eh, regionale, si ricorda che l'appalto eh, ha un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro e scaturisce dall'intesa raggiunta nel 2018 tra Regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Acireale per realizzare uno scalo ferroviario meglio collegato alla città in corrispondenza della zona di piazza Cappuccini. E della statale 114 l'opera a Cireale Belvedere prevede anche la realizzazione del parcheggio a servizio della fermata e la relativa viabilità di accesso a via De Gasperi. Rimaniamo ad Cireale per parlare della pista ciclopedonale. Avrebbe dovuto essere consegnata già da un anno ma ancora, sebbene l'arteria la, sia già pronta, il Comune attende ancora la relazione di collaudo. Sull'ex linea ferrata Dieci Reale trasformata in pista ciclopedonale con vista mare lungo un tracciato di 3 km in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi del litorale ionico, la cui inaugurazione era attesa lo scorso anno, rinviata per ragioni burocratiche e con molti dubbi sulla corretta esecuzione dei lavori, si attende adesso la verifica tecnica da parte di un'impresa incaricata di testare le opere di livellamento e posa del tappetino lungo tutto il tragitto. Un'opera costata diverse centinaia di migliaia di euro tra acquisto del percorso per 280 euro. Euro RFI, progettazione e finanziamento dei lavori, circa 300.000 euro, che rischia adesso di finire nel dimenticatoio e con la possibilità di trasformarsi nell'ennesima incompiuta uno spreco di denaro pubblico se non consegnata alla città. Fermo anche il bando di affidamento giudicato da un'impresa di Catani, risultata poi non in regola con la documentazione e quindi decaduto. Si provvederà ad un nuovo avviso, ma non prima della consegna ufficiale dei lavori che passano dai rilievi tecnici disposti per una verifica sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel capitolato d'appalto siglato tra il Comune e l'impresa giudicataria. Sui ritardi nella consegna della ciclo pedonale nell'ex tracciato della Ferrovia dello Stato è calato come un velo silente rispetto agli annunci in pompa magna dall'amministrazione in carica che ha ereditato dalla passata sindacatura il progetto rimasto come congelato nelle spire della burocrazia e su cui in tanti si chiedono se e quando verrà consegnato alla pubblica fruizione. Sulla vicenda abbiamo raccolto le rassicurazioni dell'assessore dei lavori pubblici Giovanni Reciti. Ci stiamo lavorando sopra con l'obiettivo che abbiamo dichiarato di aprirlo al più presto possibile. Le do un aggiornamento sulle ultime attività tecniche che sono state svolte sull'impianto, sono stati fatti dei prelievi, un, carotaggio sulla, sulla pista, un paio di carotaggi sulla pista e delle prove di carico, sono al laboratorio uh, da, dal quale attendiamo l'esito di, di queste certificazioni. A conclusione di questo ritengo che si, concludano, si possano concludere le operazioni di collaudo ci consegneranno, eh, ove collaudabile, l'opera per la fruizione pubblica. C'era anche un bando per affidare questa struttura a un'azienda o a qualche impresa che si occupasse della gestione? Sì, c'è stato un bando che però è andato, ha eh, diciamo, partecipato a una sola azienda che poi ha mostrato invece in fase di assegnazione della, della, di questa convenzione invece di non possedere i requisiti. Quindi stiamo lavorando anche in collaborazione con tutto un gruppo di associazioni che fa riferimento a Carapaci che riunisce queste associazioni di volontariato per promuovere una gestione coordinata di questa struttura assieme a tutte le altre strutture di mobilità leggera che stiamo progettando sul nostro territorio. Si può fare un'ipotesi per l'apertura di questo di quest impianto? Io le direi domani mattina, aspettiamo che arrivino questi documenti da questa società che si occupa di queste certificazioni e dopodiché procediamo. Mi augurerei molto prima. Oggi 9 marzo, giornata regionale dell'endometriosi, abbiamo visitato a Catania il centro regionale per la diagnosi e cura di questa particolare patologia femminile. In Sicilia si celebra oggi la giornata regionale dell'endometriosi istituita da una legge regionale del 2019. A Catania il centro regionale per la diagnosi e cura dell'endometriosi inserito all'interno dell'unità operativa complessa di ginecologia ostetrica. Del Garibaldi ha organizzato per la giornata odierna un Open Day. La finalità è semplice, quella di porre la massima attenzione sulla malattia endometriosica attraverso una giornata di incontro, di consulenza clinica e di informazione. Ecco, noi abbiamo realizzato oramai da tempo e negli ultimi tre anni in particolare un ambulatorio con un team multidisciplinare, quindi la donna che ha delle problematiche legate all'endometriosi può trovare dall'urologo al gastroenterologo, al nutrizionista, alla psicologa, e alla fisioterapista che è molto importante e a parte di usufruire di quei protocolli oggi più aggiornati per quanto riguarda la terapia medica e la terapia chirurgica che, ripeto, è l'elemento caratterizzante di alcuni quadri proprio perché la radicalità della chirurgia eseguita in maniera appropriata e corretta può dare realmente una risoluzione di quei quadri che sono purtroppo gravi proprio perché inducono alla donna una qualità di vita pessima legata prevalentemente al dolore e anche alla sterilità. Parliamo di donne appunto ancora fertili, adesso quindi l'endometriosi si può davvero combattere anche con risultati ottimi. Si, si combatte bene con risultati ottimi se si riesce a eh, intervenire nella, su, nella sua storia naturale della malattia nelle fasi precoci. In Sicilia la legge regionale è stata spinta dal mondo dell'associazionismo anche perché il 30% delle donne. Con problematiche riproduttive. Riconosce infatti in tale patologia la causa della loro infertilità. Legge votata a 28 dicembre del 2019 che ha messo, diciamo, una delle prime pietre per costruire qualcosa sul territorio della Sicilia. Io sono la volontaria dell'associazione Ape Progetto Endometriosi, appunto, che ha sostenuto questa legge. e Oggi siamo felicissime perché oggi siamo qui al Garibaldi, eh, che rispettando quello che è stato scritto nella legge, oggi abbiamo realizzato un Open Day dedicato a tutte le donne per informazione, soprattutto per consapevolezza della patologia e quindi diagnosi. Nonostante la pandemia che sta attanagliando le strutture sanitarie, il Dipartimento Materno-Infantile del Garibaldi è costantemente impegnato nelle cure di pazienti già conosciuti e nelle nuove diagnosi. Noi da quando è uscita la legge regionale, effettivamente essendo stati istituiti come centro di riferimento regionale, abbiamo incrementato molto la tipologia di offerta per le ragazze che soffrono di questa patologia che è molto invalidante. Eh, per cui abbiamo eh, dato degli appuntamenti per questo Open day durante tutta la giornata e comunque il nostro ambulatorio è impegnato tutte le settimane per accogliere le ragazze che soffrono di endometrosi e soprattutto una volta diagnosticata la patologia seguirle nel tempo, sia dal punto di vista medico che chirurgico. Il nostro centro, eh, da quando è stata istituita la legge regionale, ha prontato un servizio in forma multidisciplinare per cercare di offrire un servizio a 360 gradi perché è una patologia Molto complessa che non si sofferma solo ed esclusivamente su una problematica ginecologica, ma ha correlate molti altri tipi di disturbi e di problemi che devono essere seguiti per poter attenzionare in maniera completa le problematiche di queste ragazze. Rieccoci in studio, non ci sono aggiornamenti, dunque chiudiamo qui questa edizione del giornale, e in ultima pagina diamo un'occhiata insieme alla Meteo per la giornata di domani. Le previsioni del tempo in Sicilia del 10 marzo, domani è giornata prevalentemente serena, qualche addensamento locale. Nel, eh, sia nella parte orientale che in quella occidentale principalmente nel corso del pomeriggio vediamo insieme le temperature previste per domani in leggera risalita le minime anche se con valori prossimi allo zero nelle aree interne della regione farà più caldo eh, per quel che riguarda le temperature massime principalmente nella fascia orientale della Trinacria Bene, con il meteo noi chiudiamo questa seconda edizione di Ora TG, prossimo appuntamento con l'informazione su RayTV domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti.